Castelle Assore, tra adesso dove essere 8-0 per le ragazze in maglia gialla che dominano questa partita. Arcella, una battuta al volo, 8-0. La battuta, amica, di Gianni. Simpaticissima. E adesso, no vabbè, lei fa l'intervista di fine gara perché va bene così. 8-0, non c'è partita in questi primi 25 minuti. Eh sì, ci dispiace per gli avversari, però vabbè, forse abbiamo un po' più di esperienza noi, più tecnicamente, poi non lo so, vabbè, comunque penso che ci rallentiamo un po', la nostra, il nostro ripartiti qua, prende tutti i pali e traversi, è disperata, non ce la fa più. Nel primo tempo ne avete fatti 8, nel secondo tempo quanti ne fate secondo te? Chi so. Non doppio, lo sai? Sì, di doppio, Vabbè, modesta. Speriamo. In bocca al lupo per la ripresa. Grazie. Andiamo a parlare adesso con qualche elemento. Maglia scura. Esatto, Federica, se tu questo cognome ci mettiamo a te. Io. Sì. Perché? È una testa, dai. Non so che dire. No, il cognome, forse. il cognome. Allora, Micilli, 8-0 il parziale. Micilli, scusami. 8-0 il parziale, loro sono fortissime. Sì, uno fa quel che può. Tanto cuore, tanto. Nel secondo tempo catenaccio per non prenderne altri 8. Bravissimo, difesa a 9, anche se siamo solo 6. A 9, vabbè. Sto scherzando. Va bene, in bocca al lupo, ragazzi. Cerchiamo anche di far avere un gol. Cercate di mantenere la media del nostro un gol a parte. Va bene, va bene. In bocca al lupo, ragazzi. A dopo per le interviste finali. Ragazzi. Vai. Ciao ragazzi, eccoci con Eleonora Bizzarri, Elena Manzo, le migliori in campo, una migliore in campo, l'altra migliore delle sue, della partita AS Oreta contro Atletico Nutelle. La spunta delle Nutelle con tanti gol di scarto. Partiamo l'intervista da Manzo, che è stata la migliore delle sue, un'ottima partita difensiva. Probabilmente Elena, se non era per te, potevate subire qualche gol in più, anche il portiere ha giocato bene. Però in avanti troppi gol mangiati, poco gioco. Bene sì, purtroppo siamo state carenti, le ragazze sono molto forti, però ce l'abbiamo messa tutta. Sicuramente avete giocato con un'ottima squadra che ha lottato fino all'ultimo per la vetta della classifica. Però adesso inizia la fase finale, voi parteciperete e ci vorrà qualcosa in più, secondo te che cosa della vostra squadra? Beh, sicuramente dovremmo imparare a conoscerci meglio, giocare tra noi e sì, fare più gioco di squadra. Ho capito. Perfetto Elena, comunque l'importante è che tu di nuovo sarai in campo con loro, perché a quanto pare servi molto a difesa del reparto difensivo. Io ci sarai per le prossime? Me lo auguro, comunque le ragazze sono fantastiche e sicuramente ce la metteremo tutta. Perfetto, complimenti Manzo, in bocca al lupo all'S Oreta, alla prossima, ciao. Bizzarri, grandissima prestazione per te, migliore in campo in assoluto, medaglia del migliore in campo. Nonostante non sei una giocatrice che va spesso in rete, però questo vuol dire che spesso il migliore in campo non è sempre chi fa tanti gol, ma chi supporta la squadra. E tu oggi veramente hai dato tutto alle Atletico Nutelle. Cioè, se proprio dovessi trovare un neo nella prestazione di oggi nella tua squadra da migliorare nella dura fase finale che vi aspetta? Dobbiamo cercare un po' di sicuramente perché è molto più facile, ovviamente quando veniamo ci campi. Vabbè, ovviamente anche la partita di oggi permetteva magari qualche sorriso in più, però come hai detto bene tu, la concentrazione nella fase finale non dovrà mai mancare praticamente. Vuoi dedicare questa importante medaglia nell'ultima giornata di campionato a qualcuno in particolare? Alla mia squadra. Perfetto, complimenti Eleonora, ciao, alla prossima.